metri alla conclusione, primo sprint della della 72esima edizione del Giro d'Italia. Mancherà Rosola, sfortunatissimo. Diciamo che è una stagione particolarmente sfortunata per la Gewiss Bianchi. Abbiamo qui Gimondi, poi lo coinvolgeremo in questa discussione. Gimondi con Moser, poi anche Marino Vas. All'occhio ha perso terreno, quindi siamo all'ultimo chilometro, ultimo chilometro, gruppo compatto. Chi vince, cos'è? Si parla un gran bene di Froiler, che a Romandia dice che faceva quello che voleva nelle volate, ha una squadra che lo può proteggere, che lo può portare qui nelle prime posizioni, e credo che se veramente a questa condizione si possa tenere come favorito numero uno, però adesso tra un po' lo sapremo. Poi ti prego di rimanere accanto a noi, avremo del tempo a disposizione, parecchio tempo, sarà il nostro regista Enzo De Pasquale a scandire il tempo a nostra disposizione. Sprint in fondo al rettilineo. Panasonic ed è Van Pippel su Fidanza e Poffi nell'ordine, poi ecco Canzonieri, poi Konishev, poi Di Vasco, poi ecco Talen nell'ordine, poi Chioccioli, Argentin, Petito, Cesarini, Polpi, poi Vegarvi, ripreso, poi Gelfi, poi Lappers, ecco Rossignoli che è ritornato a gareggiare dopo un anno di assenza per la formazione.